Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Ben ritrovati dalla redazione, in studio Mariangela Salvalaggio. Un altro femminicidio in Piemonte, faceva la barista ad Arona, 15 anni insieme, poi lui la uccide. Sonia Solinas, 49 anni, è stata uccisa in casa dal compagno nella sua abitazione a Dormelletto, nel Novarese. L'uomo si è poi tolto la vita gettandosi da un ponte nel comune di San Bernardino Verbano. Covid, solo la Valle d'Aosta fa meglio del Piemonte. Dai dati settimanali emerge come la nostra regione sia sotto la media nazionale sia per contagi sia per occupazione dei posti letto ospedalieri. Ieri altri 24 ricoveri, 3 decessi e più di 1600 i nuovi contagi. Concorso truccato, denunciato il direttore dell'ASL di Biella, avrebbe favorito una candidata per un posto alla farmacia di Verduno e accusato di aver suggerito le domande alla sua conoscente, altri due gli indagati. Torna dopo 2 anni il corteo del 1° maggio, riparte anche la vertenza Torino con l'obiettivo di definire accordi concreti con il comune per migliorare la qualità del lavoro e aumentare i salari. Lo slogan, come in tutta Italia, sarà «Lavoriamo per la pace». Verso il voto alle comunali a Cuneo slitta ancora il nome del centrodestra per le elezioni di domenica 12 giugno. Nessun candidato va ad aggiungersi all'elenco degli altri 7 già ufficiali. Civallero chiede altro tempo. L'inaugurazione tra la Mole e il Cinema Massimo del Festival LGBTQ al Via Lovers con la madrina Barbara Boucher, la direttrice Luxuria. Film d'apertura, una storia d'amore tra due giocatori di rugby. Il calcio stasera alle 20:15, i Granata giocano contro l'Atalanta, recupero di campionato della gara non disputata lo scorso 6 gennaio. Capitan Belotti ha già recuperato dall'elongazione alla coscia e seguirà la squadra Bergamo per sedersi in panchina. È tutto, grazie per l'ascolto, in regia Rosario Perez. Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Zip News.